Buonasera a tutti, ben ritrovati con Granatissimi. La Salernitana, dopo il turno di riposo, si prepara ad affrontare il Sassuolo in panchina. Ci sarà mister Colantuono, vecchia conoscenza dei tifosi Granata, uomo società, così come è stato ribattezzato il tecnico ormai noto a Salerno. E sarà già una partita decisiva, una partita importante in cui Colantuono testerà gli uomini per questo rush finale che porta poi a gennaio, quando la squadra dovrebbe essere riorganizzata dall'onnipresente Petrachi. Ne parliamo con i miei compagni di viaggio. Stasera ritorna un collaudato team, scusate, Tommaso D'Angelo e Peppe Iannicelli. Buonasera, bentrovati. Direttore, sì. Sei contento? Sì, perché le mani mi prudevano. Scapadice, non si fa picchiare, Scapadice, fai il democristiano. È troppo educato. È cioè, che tipo cristiano di Enrico, me, sì, più, assolutamente. Assolutamente, tu sei un catto comunista. È vero, è vero, sì. È vero. Io invece è proprio un democristiano. All'aniello Salzano. Pensa che per... Lo ritengo un grande complimento. Assolutamente sì. Buonasera anche Enrico Scavadetti. E pensa, direttore, che stasera nell'annuncio della trasmissione sui social ovviamente qualcuno diceva: torna finalmente l'assessore in pectore. Peppe, vedo che le cattive abitudini non sono si state sono dimenticate anche in tua assenza. Vedi, io credo, se Enrico è d'accordo, che questa non è d'accordo sicuro settimana scandita dal ritorno di Colantuono e dal ritorno di Colombone effettivamente abbiano, come dire, un qualcosa in comune, cioè che cosa voglio dire della serie Gallina Vecchia, un sinallagma, buon brodo. Ma naturalmente qui noi abbiamo Colombone, tanto calcio non capisce niente, però come assessore allo sport in pectore noi abbiamo molte domande da fare sia io che Enrico. Oh, quindi... infatti Enrico ha già il taccuino pieno di domande, talmente pieno che ho girato la pagina. Ci avviciniamo alla gara col Sassuolo, che pure è importante, primo test anche per capire come Colantuono in qualche modo vorrà rimodellare la squadra. Qualche indicazione già è venuta fuori, non so se poi sarà quella definitiva, ma soprattutto diciamo che è una sosta che mi auguro sia servita a ricaricare un po' le batterie abbastanza scariche, viste le ultime prestazioni. Quindi, al di là di tutto, io mi aspetto una reazione della squadra dal punto di vista comportamentale, di tenuta sul terreno di gioco, squadra più battagliera. E poi insomma c'è da capire, Sassuolo è una Ferrari, signori miei, per la Serie B, quindi voglio dire, mettiamolo bene in chiaro. Però sarà importante vedere la Salernitana come ha reagito a questo cambio, come vorrà lavorare, come ci ha lavorato sopra in questi giorni Colantuono, come i giocatori in qualche modo hanno reagito al cambio della panchina, e soprattutto se le parole durissime, efficaci, ficcanti del direttore sportivo Petrachi in qualche modo siano servite a scuotere l'ambiente, a scuotere la squadra e a scuotere Iervolino. Enrico, spero, caro Scapaticci, che non si faccia lo stesso errore che si fece con Sosa. Lì, in quella sala stampa, sembrava un Sosa travestita da Petrachi. Sosa l'avete massacrato perché ha detto poi la verità. Petrachi, e mi pare di capire che non ci siano state reazioni particolari questa volta, grazie a Dio, fondamentalmente ha detto le stesse cose. Anche se sul fronte più società, meno tecnico che società. La squadra si approccia ad un nuovo corso, l'ennesimo direi io, di Colantuono, sicuramente con spirito propositivo, perché insomma nelle ultime giornate abbiamo visto pochissimo. È chiaro che il tecnico paga anche colpe non sue, mi riferisco a Martusciello, però è evidente che
I pochi risultati, pochi punti in classifica, pochissimi per la Salernitana che è impelagata in piena zona per non retrocedere, hanno portato evidentemente al cambio di passo. È ovvio che a questo punto da Colantuono, al di là dell'impegno, al di là del ruolo uomo società che gli è stato attribuito, seppure non sia stato ritenuto idoneo, e questo lo dobbiamo dire ad inizio stagione, e quindi immediatamente certo sostituito, adesso da questo tecnico e da questo gruppo ci si aspettano i punti, perché la Salernitana oggi di tempo per gli esperimenti non ne ha più. Carlo, hai detto tutto nella domanda, o meglio nella premessa che hai fatto. C'è bisogno in questa fase di estrema concretezza, di realismo, di pragmatismo, al di là dei moduli, perché è giusto dire che ci sarà una rivoluzione dal punto di vista tattico, anche perché eravamo abituati a un modulo abbastanza statico, per cui sicuramente ci sarà una modifica dal punto di vista dello spartito tattico e immagino anche degli interpreti. Però il discorso è un altro. A questo punto è inutile girarci attorno. La Salernitana ha necessità di tirarsi fuori nel più breve tempo possibile dall'attuale posizione di classifica, che la vede molto più vicina al fanalino di coda Frosinone che alla zona playoff. Quindi ci vuole concretezza, realismo, ci vogliono i punti, ci vuole una squadra che lotti, che conquisti il risultato a prescindere dal bel gioco, dalle trame costruite sulla lavagna o a tavolino, che si veda la stessa squadra, quantomeno nello spirito, che avevamo apprezzato e tutti ammirato nelle prime giornate di questo campionato, quando era riuscita a rimontare, a recuperare partite che sembravano già perse. Fermo restando che sullo sfondo, come dicevamo in tua assenza, Carla, la settimana scorsa, resta insoluta la questione societaria, che è il maggiore fardello che si porta, vedo che Peppe annuisce, questa squadra e questa stagione sulle spalle, nel senso che proprio alla luce delle picconate di Petrachi in conferenza stampa, che almeno apparentemente non hanno provocato scossoni, però è chiaro che non sono passate sotto silenzio, e anzi proprio il silenzio dei vertici dirigenziali e dei vertici societari e della stessa proprietà la dicono lunga su come in qualche modo abbia fatto breccia il direttore sportivo con quelle dichiarazioni molto dure, molto chiare, e anche mettendo in evidenza quelle che sono state finora le magagne, insomma, i punti irrisolti, le incognite che ci portiamo dietro dall'inizio purtroppo di questa stagione. Peppe, noi l'anno scorso tu in particolare, hai lanciato questo leitmotiv: attenzione al campo, diamo attenzione al campo. È quello che quest'anno, per un modo o per un altro, o per un motivo o per un altro, non è accaduto, e ci si ritrova punto e a capo con l'ennesimo cambio di allenatore, con l'ennesimo avvicendamento di Colantuono in panchina, e con una situazione societaria ancora tutta da definire. Sì, ma io faccio un rapidissimo ragionamento storico, perché una delle cose più difficili nello sport e nell'organizzazione dello sport in Italia è la gestione di una retrocessione dalla A alla B, perché stare in Serie A comporta un livello di investimenti economici in termini anche di contratti, di durata dei contratti, che poi inevitabilmente finisce per diventare un fardello molto rilevante, vuoi nella fase di allestimento della squadra, vuoi nella fase poi di ricondurre il budget da quella che era la Serie A a quella che era la Serie B. Certo. La Serie B vale una frazione della Serie A in termini di incassi, di sponsorizzazioni, di diritti televisivi, di tutta una serie di cose che rappresentano ovviamente il pane di un club. Bene, noi abbiamo l'esperienza del Benevento, che con un imprenditore
solido, un presidente appassionato, perché Vigorito è un imprenditore solido, anzi solidissimo, ed è un presidente appassionato, anzi appassionatissimo, non di meno ricorderete il Benevento imboccò una parabola discendente che in 12 mesi lo portò dalla Serie A alla Serie C. Guardate dov'è il Frosinone. Per la verità però il Benevento è il retrocesso l'anno dopo. Non è però retrocesso. Lo portò, diciamo. Non è retrocesso. Sì, ma lo portò il subito. Diciamo, No. Parlavo di mesi solari, no? Tu praticamente eri in Serie A e ti sei ritrovato senza neanche del tenere conto in Serie B. Guardate in Serie C, guardate dove è il Frosinone. Frosinone, ricordava Enrico. E il Frosinone era a 5 minuti dalla fine del campionato, era ancora in Serie A, quindi una squadra che aveva lottato. È dannatamente complicato quando c'hai, ripeto, un presidente forte e un imprenditore solido. Quando non c'hai un presidente forte, diventa tutto 100 volte più complicato. E io sinceramente ritengo che il cambio dell'allenatore, spero di essere smentito, ci aiuti fino a un certo punto. Cioè, nel senso che ormai era diventata insostenibile la situazione di Martuscello, che non ne beccava neanche una né nel preparare la squadra né nel gestire le partite. E sia tu che... Enrico, Tommaso ed Enrico ne avete abbondantemente scritto in modo anche più preciso dal punto di vista tecnico per quanto possa fare io, ma quello che mi inquieta è la terribile assenza sulla scena di chi non è più il presidente ovviamente, ma resta il proprietario, che mi sembra totalmente disinteressato, salvo quella fugace apparizione quando, guarda caso, c'era stato qualche mezzo risultato positivo consecutivo, riappare Iervolino, addirittura qualche aedo si spinge a sognare la Serie A. Io ho letto di gente che pronosticava la possibilità di una Salernitana in lotta per la salvezza, per la promozione in Serie A. Ora, io rispetto tutte le opinioni, ma io non credo che nessuna persona che abbia un minimo di competenze calcistiche, io ne ho pochissime, ha ragione Tommaso, possa immaginare che questa squadra possa concorrere alla Serie A. Io credo che questa squadra in questa condizione abbia pochissime invece possibilità, al contrario, di salvarsi, perché io non vedo nulla che possa invertire la rotta, e né mi sembra Colantuono sinceramente la soluzione. Cioè Colantuono è l'uomo lì, è il sofà che hai sempre in casa e che quando arriva un ospite magari lo metti, è utilissimo, attenzione, perché ti risolve il problema di ospitare una persona. Ma onestamente, se questo pensate possa cambiare il destino della stagione, io non ci credo, sinceramente. E non cosa ci credo, lo può cambiare di essere... a tuo avviso? Perché in parte tu sei sempre un provocatore, quindi estremizzi anche alcune valutazioni, alcune tesi, alcune considerazioni, però, e ce lo ponevamo come interrogativo già la settimana scorsa, cosa può ribaltare o quantomeno rendere meno preoccupante la situazione rispetto a quella attuale? Cioè, deve partire dalla squadra e quindi dal campo, o deve partire dalla scrivania e quindi dalla società? Dalla seconda che hai detto, secondo me. Cioè, se non c'è una chiara definizione di quelle che sono le intenzioni per il futuro di Iervolino, io credo sarà dannatamente complicato salvarsi. Attenzione che questo poi crea anche un'equazione negativa, perché poi diventa anche un elemento di scarico di responsabilità. Alla fine, per quello che mi risulta, i giocatori vengono regolarmente pagati, certo, quindi sono messi anche nella condizione di fare il loro lavoro, ma in questo marasma generale, anche di confusione, di scelte sbagliate, di giocatori schierati fuori ruolo, perché ne abbiamo viste, diciamo, con Martuscello, di situazioni di questo genere, poi alla fine si finisce per creare un effetto di demoralizzazione che non so, ripeto, come possa essere frenato se non con una presa forte di posizione della società. Voi ricorderete anche l'anno di Lotito, il primo anno di Lotito in Serie A, no? Fino a quando sembrava, ricordavate, eravamo a settembre-ottobre, che la situazione si stesse definendo, la squadra ebbe un momento di sussulto, lottò, poi quando arrivò quella mazzata agli inizi di novembre, per cui tutto venne procrastinato, la Salernitana si spense completamente, salvo poi risorgere e riaccendersi con la guida di Iervolino. Però non abbiamo un organico così deficitario. Io
contrariamente a quello che contrariamente a quello che sostiene Tommaso, che è un organico quantomeno da zona playoff, io sostengo è un organico quantomeno da una salvezza senza sofferenza. Io mi trovo un po' in una posizione di mezzo tra le vostre tesi agli antipodi, cioè di una squadra attrezzata addirittura per fare un campionato di alta classifica e quello, come dici tu, forse troppo pessimista. Io però vorrei capire se il direttore la pensa sempre così, con Colantuono in panchina. Premesso che il maestro di calcio sono io. Caro Enrico, io farei gli auguri agli Anicelli. Perché ha guadagnato un altro titolo. Sì, che esattamente un minuto fa ha postato... gli sono stati donati 2 milioni di dollari. Sì. Però devo dare 5.000 lire di diritto di segreteria. Quindi che faccio? 2 milioni di dollari gli sono stati donati e quindi potrebbe essere il nuovo presidente della Salernitana. Se tu sei d'accordo. È proprio pochino. 2 milioni mi sembra pochino. No. Detto questo, quindi giusto per... Però come l'ha presa Iervolino a 10 milioni... Meno male che l'hai detto tu, perché se io stavo pensando e tu l'hai detto. Ma dici che sono io il democratico? No, ma perché è notizia di ieri, tra l'altro. Lotito ha detto, proprio uscita ai microfoni di 8 Channel, praticamente Lotito si è lamentato di come sia stato, tra virgolette, defraudato. Forse questa. Anche lì la verità sta nel mezzo, non valeva 100 milioni come in qualche modo l'ha quotata Lotito, ma forse possiamo cambiare la scaletta? Fammi chiedere una cosa ad Orlando in regia. Sì. Scusami, se mi prepara lo stralcio di Lotito. Sì, così, così lo sentiamo. No, rispondo a quello che tu mi avevi chiesto. Sì, il pensiero è sempre lo stesso. Certamente. Io penso che il rapporto qualità squadra, che attenzione, non è una squadra che può lottare per la Serie A. Secondo me può lottare per i playoff. Non mi pare che la differenza tra zona retrocessione e zona playoff sia tale da poterlo escludere a priori, eccetera. È una squadra che indubbiamente, secondo me, va rimodellata, perché ci sono molti doppioni, ma frutto di una campagna schizofrenica dovuta ovviamente a quello che succedeva nell'ambito societario, e va obiettivamente rafforzato in qualche ruolo. Questo mi pare del tutto evidente. Io vi ho sempre detto che questa squadra deve arrivare a gennaio, in questo momento la classifica conta poco, deve arrivare a gennaio in una posizione di galleggiamento, che poi il vero campionato di Serie B inizia a febbraio, quasi a marzo, è lì che bisogna farsi trovare pronti. Quindi spero che lì avremo Torregrossa a pieno regime, spero che avremo Soriano al 100%, quindi 5-6 mesi penso che neanche 5-6 mesi servono per recuperare una condizione fisica deficitaria, allora vabbè, se lo si è sbagliato, indubbiamente. E confido ovviamente sull'abilità di Petrachi, che ha chiesto, però anche qui c'è un punto di regolamento, nel senso che lui ha chiesto a gennaio, però se la società, se la proprietà mi starà a fianco mi supporterà, ma infatti è la stagione dei sei. Voglio mandare un attimo lo straccio di intervista, però lui già getta le basi, perché obiettivamente noi siamo quasi a dicembre e i giocatori si prendono adesso. Ne parliamo. E allora 08 la Polverino, mi interrompo, che devo fare? Devo bacchettare la Polverino? No. Allora 0825. Poi i suoi fans mi darebbero addosso, quindi quelli di OnlyFans mi darebbero addosso. Non hanno telefonato. No, OnlyFans non era collegato con noi. Non era collegato. 0825 23743, perciò non funzionava in studio, perché il numero verde era intasato. Dai miei fan. Intanto ci ascoltiamo lo stralcio dell'intervista al presidente Lotito, che parla della Salernità. Ma io non entro nelle proprietà degli altri e nelle metodiche. Una cosa è certa, sicuramente quella società aveva un valore commerciale di gran lunga superiore a quello che è stato venduto. E, peraltro da stime fatte dagli addetti ai lavori. Poi fatalità,
viene venduta il 31 dicembre a mezzanotte meno un minuto, pensate, a Capodanno meno un minuto, e la proprietà neanche era presente in Italia, stava all'estero, per un valore ridicolo, perché la Salernitana aveva 26 milioni di liquidità sui conti, aveva un affidamento bancario di 50 milioni non utilizzato, aveva 37 milioni di patrimonio giocatori, aveva tutto il valore delle infrastrutture, l'avviamento e quant'altro, ed era stata fatta una stima da 80 a 100 milioni, è stata venduta a 10 milioni. Fate voi le vostre considerazioni. E allora faremo dopo le considerazioni che chiedeva Lotito, perché ci sono anche delle puntualizzazioni da fare. Abbiamo però una telefonata. Pronto? Pronto. Buonasera. Carla, ciao, bentornata. Grazie Carmine. Martedì non c'era Carmine, che è pure bravissimo. Meno male. Saluto a Peppe Iannicelli, bentornato pure a Peppe Iannicelli. Al grande direttorissimo Tommaso D'Angelo, Enrico Scapaticci, un ottimo opinionista, un ottimo giornalista, pure Enrico Scapaticci, lo seguo sempre, pure sulla TV. Allora, Lotito ha detto bene, non voleva 10 milioni, stanno ancora indagando la Roma, stanno ancora indagando, stanno ancora vedendo su tratto, sto coso, Airone là, come dice il direttorissimo, Airone là. Stanno ancora decidendo. Allora, come ha detto Iannicelli prima, è inutile parlare di calcio a Salerno. Se questa società non prende iniziativa, se vendere o non vendere, a Maletto dobbiamo domandare a Maletto cosa vuol fare, essere o non essere, vendo o non vendo, me ne vado o non me ne vado, il calcio italiano mi piace o non mi piace, ogni giorno fa questo. Avete visto quell'altra intervista che ha fatto con gli industriali là, che ha detto che ha venduto la Pegasol per 4 miliardi, si è dedicata alla famiglia, stava tranquillo, però non ha detto una parola della Salernitana. Perché? Perché è stato un investimento a perdere, perché quello fa tutto l'investimento a vincere, ha fatto l'investimento a perdere, ma devo vedere come si deve liberare di questo investimento a perdere. Io spero tanto che vende, se ne va, viene con chiunque viene, perché c'è la bocca bella, a bocca bella non fa crescere le persone, ma insegnate a me che i fatti valgono e le cose fatte, quelle rimangono per tutta la vita, quelle rimangono per tutta la vita. Lui ha fatto solo fatti fino adesso. Speriamo che trovi un acquirente, se ne va e guadagna altri miliardi su miliardi. Buonasera. Buonasera. Colantuono, a Sassuolo deve mettere un pullman davanti alla porta e ci portiamo il pareggio a casa. Un pullman davanti alla porta e ci mettiamo un pareggio a casa. Poi arriva la Carrarese e lì dobbiamo vincere con la Carrarese, i tre punti con la Carrarese. Se facciamo 4 punti siamo bene, 3 per la Carrarese e 1 punto a Sassuolo. Viva l'Italia! Giusto! Viva l'Italia! Viva l'Italia! Carmine, che ti dà ragione. Carmine che mi dà ragione e segno dire, che non la, so, cosa, la situazione cosa è grave. Non so se Orlando può recuperare la cronache situazione di un paio di giorni fa, dove l'ottimo Enzo Sica, il nostro decano, ha intervistato il direttorissimo, che è Paolo De Paolo. Paolo credo che abbia sintetizzato in una frase tutto quello che Iannicelli ci ha messo 20 minuti a dire. Iervolino ossessionato dai soldi. E che è questa la discussione. Tu dici, cioè, che è solo un fatto di soldi? Sì, ma l'abbiamo detto anche altre volte. Cioè, il problema di Iervolino è vendere alle sue condizioni, e fin qui legittimo. Nulla questio. Perché ogni imprenditore cerca di fare quello che dire, su questo penso che ci sia poco da obiettare. Io credo che però le difficoltà sopraggiungono al secondo punto del contratto di cessione, cioè le garanzie che Iervolino vuole da Scapaticci, futuro presidente della Salernitana. Beh, voglio dire, quando Scapaticci possa dare tutte le garanzie di questo mondo, come si dice dalle nostre parti, stiamo sotto il cielo. Può certo succedere di tutto. Certo. Quindi voglio dire, è anche un po' difficile, non impossibile, ma certamente difficile pronosticare, diciamo, un periodo legato a 5 anni di gestione Scapaticci, per quello che può succedere. Ovviamente si augura che Scapaticci porta
in Europa, però potrà essere pure che Scamatici ci porti in Serie D. Voglio dire, il calcio è un'azienda un po' anomala, certo, voglio dire, dove a volte neanche la bravura serve. Ma più che i risultati, Tommaso, più che i risultati sportivi, credo che Iervolino dei risultati sportivi non se ne frega. Esatto, quello che a lui interessa che Scapaticci presidente continui la gestione, non combini guai, tra virgolette, che poi possono ripercuodersi su di lui. Questo poi il rischio di un fallimento, diciamo, chiamiamo le cose. Non è che non possa interessarsi dei risultati, perché è del tutto evidente che una squadra in Serie A vale una cifra, non si può interessare successiva dei risultati che fa Scapaticci. Ma questo è impensabile, cioè io mi vendo la macchina, dico però tu mi raccomando vedi come l'ho tenuto la macchina, Peppe, però queste erano le condizioni, perché non stiamo dicendo un'eresia, Tommaso non ha fatto una costruzione campata in aria, proprio alla luce di quello che è accaduto prima dell'estate, quando cioè la fantomatica perdita di tempo, la barzelletta della trattativa, ma era tutto fantomatico, siamo d'accordo, però si faceva riferimento anche al fatto che, come dire, chi paradossalmente cedeva poneva delle condizioni a chi acquistava per quanto riguarda un asset. Era un acquirente traballante, lo sapeva anche Iervolino, ma io ti posso dire che quando uscì, se io vendo un mio appartamento, è che posso, a meno che questo appartamento non sia gravato da vincoli della sovrintendenza dei beni culturali, eccetera. Però non è che posso dire tu a uno il tuo appartamento, tu non devi il salotto, chi vende non sceglie nemmeno il notario. Tu vendi il tuo appartamento, incassi e chi compra finisce lì. Mica posso condizionare. Non è che se poi l'acquirente fallisce, ci fallisce, ma per problemi tuoi. Vi dimenticate che Milan doveva essere titoloni di giornali, ma soprattutto il garante di questa operazione. Quindi segno che quello che stavo dicendo e che diceva anche Tommaso, siamo d'accordo, però si ragionava sul fatto che chi doveva subentrare in qualche modo accettava come ulteriore condizione anche un certo tipo di management, no Tommaso? Ma. Perché? Però io ti voglio dire, Enrico, io non so se mi fai rispondere al telefono? Un attimo, sì. Se tu c'eri a quella puntata di Granatissimi con quello dalla che ci chiamò il tifoso dalla Spagna, vedete che questi sono Pietro Tombale, era male. Sentiamoci al telefono, pronto? Pronto? Buongiorno, buonasera, sono Raffaele, ciao, sono Carlo, chiedo di dirti. Raffaele, prego. Guarda, io avevo voluto parlare della partita di sabato, ma purtroppo l'attualità si porta anche a riflettere un po' su tutto ciò che è successo in quei sei mesi di quel fine anno. Certo. Guarda, io penso che non so, ci sono state troppe cose che non sono state chiarite. Io penso anche un'altra cosa, diventerà impopolare, lo so, però a me il fatto del grado di parentela doveva essere cambiato. Lo posso capire per un padre e un figlio, ma due cognati non credo che sia la stessa cosa. Poi penso che Colantuono sia l'uomo giusto al momento giusto. Poi può essere Colantuono, sì, però Colantuono purtroppo il problema suo è che non è Colantuono di prima, è un po' in fase calante, comunque un allenatore che ha esperienza, che ha carisma, che ha allenato in squadre importanti e quindi penso che metterà la barca nella giusta rotta di navigazione. Poi penso che l'obiettivo si sarà cammin facendo. Deve finire questo mini campionato fino a fine anno e poi si spera che a gennaio qualcuno si passi la mano sul cuore, si ama veramente questi colori e questa meravigliosa gente che secondo me non merita tutto questo. Forza Serenità. Grazie Raffaele. E allora, prima di continuare la nostra discussione, ci sono i comunicati commerciali, poi torniamo in studio, abbiamo ancora tante cose da dirvi e tante cose da farvi ascoltare. Tra poco.
Eccoci qua di nuovo in studio con Granatissimi. Parlavamo ovviamente delle dichiarazioni, Enrico. Ho una del buona Presidente notizia per Tito. Peppe. Quale? Stasera? Altri soldi. Altri soldi. No, il suo amico Rendina di Pompei dice, bentornato Granatissimi, lo aspetto a Pompei per la prossima supplica, così dopo mangiamo pasta, patate e provola. Beh, molto bene, molto bene. Peppe, sembra... ma tu non eri a dieta. Cioè... Mi sembra un eccellente provo. E vabbè, ma la prossima supplica sarà a maggio, quindi faccio in tempo a perdere qualche chilo e poi riguadagnarlo a maggio, insomma. Evidentemente non è più a dieta, perché per arrivare a questi messaggi ti sta dando la pazza di gioia. Però vabbè, vedi il direttore, prossima... vedi il direttore com'è felice, lo trovi più buono, sì, sì, se sì, c'è sì. Peppe al suo fianco. Io però ha ritrovato colore. Io però su Iervolino ancora non capisco una cosa. Certamente non può essere un problema di soldi. Beh, nel senso che Iervolino ha un patrimonio estremamente solido. Di garanzia, poi, appunto, poi sapete Peppe. Chi ha tanti soldi, poi è soggetto sempre di illazioni, di chiacchiere, di... però che sia un imprenditore ossessionato dai soldi di De Paolo, non per chi Iervolino. No, no, ma voglio dire, a me sembra strano che un giovane imprenditore così rampante, così attento anche alle relazioni, perché Iervolino è anche un uomo di relazioni molto potenti, cioè tu non porti Petrucci nel tuo consiglio d'amministrazione, per capirci, se non sei, voglio dire, non inutile. Inutilissimo e persino dannoso, però comunque hai portato Petrucci nel tuo consiglio di amministrazione e non porti questi personaggi se non hai una fitta trama di relazioni politiche, istituzionali, eccetera. E il calcio, lo sappiamo, forse è il miglior biglietto da visita, perché il presidente di un club di Serie A alza il telefono e parla con chi vuole in Italia, cioè è difficile che un presidente di un club di Serie A si dica di no, a parte il fatto che ti siedi in tribuna con il gota dell'imprenditoria certo, italiana ed internazionale. Mi sfugge, davvero non riesco a capire. Ti posso rispondere? No, ci arrivo. Che cosa possa aver indotto Iervolino, che è anche un uomo di mondo, a fronte di una contestazione appunto, che non è neanche una contestazione. Allora, premesso non che è neanche una contestazione, promesso, a dire che si è sentito che, minacciato, sì, che è ingratitudine. Premesso che uomo di mondo non significa uomo di calcio, sono due cose differenti. Vabbè, però sai come va il però mondo. Però sai come ti rispondo a questa tua giusta osservazione. E che mi fa pensare il ti peggio? Ti rispondo con una citazione di Ferlaino. Ferlaino, ieri sera... Nelle mie nottate di lavoro, mi tocca sopportare pure Marzullo, però ieri sera l'ho sopportato con piacere perché c'era Ferlaino. Ah, che bello, devo andarla a recuperare, non... Mai banale. Caspita. Tanto ha intervenuto anche il direttore Sasso, che saluto. Bene. Ma la cosa che ha detto, perché Marzullo gli ha fatto la domanda, dice lei è il presidente più amato dai napoletani, eccetera. Dice, dov'è il segreto allora di un presidente, eccetera. Il segreto è che un presidente, lui ovviamente parlava di napoletanità, cioè quello che deve trasparire da fuori è l'attaccamento per la città e per la squadra, indipendentemente poi dalle operazioni di mercato, acquisti, vendite, eccetera, quello fa parte, de, come dire, del ruolo dell'imprenditore, che chiaramente cerca di fare il possibile. Però quello che deve trasparire all'esterno, quello che deve essere un vero presidente per essere amato dai tifosi, in questo caso ovviamente per Laino parlavo del Napoli, è stata la sua napoletanità. Quella che è mancata a Iervolino, forse la napoletanità non gli è mancata, sicuramente gli è mancata la serenità. Fino a un certo punto, però, perché no, poi no, perché io devo ritenere, no, io devo ritenere, cara Carla, che fosse tutto un bluff, perché se tu sei... Quindi come bluff dire, anche la visita al Meri Rossi sei, un mesetto fa. Sei, tu esprimi una serenità, lo fai nella buona e nella cattiva sorte. Questo è certo. Non è che lo fai solo perché fai la festa a Piazza della Concordia, ti trovi i tifosi che ti attaccano il sindaco, eviti ovviamente la venuta di De Luca che aveva capito il clima. Il governatore, il governatore aveva capito l'antifona, quando poi il povero sindaco, devo dire, era stato fino a 10 minuti prima a lottare in prefettura, perché quella è stata sappiato, quella era una festa senza autorizzazione. Certo, certo, certo. È stato il sindaco
a lottare lo fino alla detto, fine precisa, esatto, ed assumersi la responsabilità di farla svolgere. Ma quando la festa già stava in corso, che è nelle prerogative che nelle, no no non ha fatto no 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 in ragioni no. di ordine però pubblico un gesto, esatto, che la, dire, la documentazione presentata alla Sanità, tant'è che è arrivato in ritardo e si è beccato pure il famoso il famoso vaffa. Quindi allora, se tu hai nell'animo una salernitanità, ce l'hai sempre, sì, no, a corrente alternata, esatto, a seconda dei risultati. Voglio dire, non per fare paragoni, ma Aliberti è ancora amato dai tifosi di Salernitana, perché indipendentemente da tutto, anche Ferlaino mi pare che col Napoli abbia qualche responsabilità, no, Peppe sul come, fallimento, come no, cioè, certo, però il più amato, sì, 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 dai napoletani. Aliberti, nonostante quello che è successo, anche se molti sanno che lì fu una cattiveria, con una congiura contro di lui e contro la Salernitana, diverso dalla vicenda Ferlaino, ma comunque ancora oggi è apprezzato, perché lui, pur non essendo salernitano, si è così affezionato a questa città, si è così affezionato alla Salernitana, che è diventato un salernitano doc, così faccio contento il tuo amico Staglioni, ed è una cosa che traspare, cioè lo si vede, hai capito? Cioè è una cosa che si vede. E allora sentiamo chi c'è al telefono. Buonasera, sono Rosario, buonasera, sono Rosario da Sant'Antonio Abate. Rosario, buonasera a lei. Nostro amico Rosario, che non sentivamo da tempo, per la verità. Sì. Io dico che in questa drammatica situazione societaria, la persona che ci può assicurare almeno una permanenza in Serie B resta l'unico competente in questa società, e cioè che il DS Petrachi, il quale ha fatto un lavoro straordinario nel liquidare tanti giocatori e nell'acquistarne tantissimi con tutti i prestiti gratuiti. Cioè Petrachi ha fatto un mercato praticamente senza soldi. È chiaro che il grido che ha lanciato, l'allarme che ha lanciato, che lui a gennaio vuole un po' di autonomia finanziaria, è chiaro che lascia trasparire qual è la situazione societaria, che è gravissima, perché questi a giugno la Salernitana dovrà riscattare tanti giocatori. Ora noi ci dobbiamo augurare, io spero e sono fiducioso nella gestione Colantuono, che con un gioco meno dispendioso, perché la Salernitana non poteva fare quel 4-3-3 di Martuscillo, con un gioco meno dispendioso, più difensivo, si conquistano i punti per salvarci. Io sono convinto che ci salviamo, però la situazione societaria è drammatica, sia perché Petrachi non avrà autonomia finanziaria, e sia perché un futuro acquirente della Salernitana deve pagare al presidente, e in più deve accollarsi tutti i debiti societari. Mi sembra una situazione molto 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 pesante. Al nostro presidente patron, come si vuole far chiamare lui, però vorrei fare un piccolo appunto. Quando dice che ci ha garantito 3 anni di Serie A, il primo anno di Serie A ce l'ha garantito un presidente e un direttore sportivo che fanno calcio vincente nella capitale. Quindi il primo anno di Serie A gentilmente lo tolga da questo conteggio. Il terzo anno di Serie A è quello che ci ha messo una vergogna nazionale a noi tutti i tifosi della Salernitana, perché siamo stati umiliati. Quindi il patron di Ervolino forse è bene che si faccia un bagno di umiltà, perché non siamo stati proprio fortunati ad avere lui come presidente. Forza Salernitana, sempre, ovunque e comunque. Grazie Rosario. Ciao Rosario. Grazie. Ciao. E allora, a proposito di pareri, vi faccio sentire, vedremo dopo come cambia la Salernitana e come eventualmente giocherà contro il Sassuolo mister Colantuono. Vi faccio sentire però uno stralcio dell'intervista a Callon, che parla insomma della differenza tra Martuscello e Colantuono e del primo impatto del nuovo tecnico con la squadra. Sentite. Mister, c'è un buon legame ovviamente con tutti, anche durante le partite che mandava in tribuna, non perché per numeri diciamo, è stato un signore a gestire tutti noi, cioè mettere tutte le qualità insieme. Purtroppo il risultato non l'ho aiutato e non ci ha aiutati, però una brava persona che ha costruito una squadra che tutti noi venivamo, chi era fuori rosa, chi aveva infortunio, ha cercato di creare un bel gruppo, un bel gioco.
in pochi mesi ci è riuscito, però purtroppo i risultati l'ha penalizzato. Non l'hanno aiutato i risultati, c'è, esatto. C'è un'immagine a Palermo, tu entri in campo, poi dopo poco sei costretto per motivazioni tattiche a lasciare il campo e alla fine vi abbracciate dopo la vittoria. È segno anche che c'è uno spogliatoio forte in questa Salernitana. No, il gruppo c'è, lo spogliatoio c'è, mista quelli che c'erano prima. Cioè, è tutto bello, anche adesso, quando è andato via mista non è che è cambiato niente. Sì, c'è stata quella scena. Io all'inizio non avevo capito per il motivo del cambio, però subito dopo mista mi ha spiegato e mi sembra che aveva fatto una buona scelta, perché ovviamente aveva bisogno di due attaccanti strutturati. E, cioè, qua non stiamo parlando di individui, cioè io da solo non posso fare niente, come gruppo possiamo fare tutto. Con il mister Colantuono, che è arrivato da poco, come sta andando? Cosa, diciamo, quali novità vi sta dando? C'è necessità chiaramente di cambiare passo, di tornare a vincere per mettersi al riparo da situazioni pericolose? Ovviamente quando c'è il cambio di mister c'è ancora più intensità, più volere lavorare. Il mister ci sta facendo lavorare molto forte e andare a dormire presto, perché poi dopo l'allenamento sei stanco, quindi vai a dormire e riposare per il giorno dopo. Un messaggio che Yaya Callon lancia ai tifosi della Salernitana? Di stare tutti uniti e di stare tranquilli, perché la qualità di questa squadra c'è, si è già vista, come ho detto prima, i risultati. Speriamo che ora i risultati ci aiutino anche, perché il bel gioco che c'è, le occasioni c'è, ci vuole un po' di fortuna e chiedo pazienza. E ce la facciamo a raggiungere i nostri obiettivi. Anche perché aspettiamo il primo gol in campionato, magari il gol vittoria. Magari, però come ho detto prima, il gol è importante per me, però se riusciamo a raggiungere gli obiettivi come squadra, quello sarebbe molto. E allora Enrico, mi sembra che Callon abbia le idee chiare, poi sentiremo anche altri due stralci dell'intervista al calciatore della Salernitana. Da solo non posso far niente, a parte i gol che invece ci servirebbero tantissimo, invece come gruppo possiamo fare tutto. Io credo che quello che non manchi a questa squadra è proprio lo spirito di gruppo, al di là del discorso tecnico. Sì, ma adesso devono però venire fuori anche le individualità, perché appunto non è bastato lo spirito di gruppo, che tra l'altro si era molto palesato all'inizio, ma poi sì, è andato scemando paradossalmente quando il gruppo doveva essere più amalgamato, più compatto, dopo il trapianto, come lo definisco io, di organico subito a fine agosto. Il discorso è più complesso, ma c'è troppa fiducia paradossalmente nelle dichiarazioni, non solo di Callon, mi sembra che anche Reinhard Leid abbia addirittura parlato di una squadra che può ambire alla promozione o quantomeno a una zona playoff. La realtà dice ben altro. Per cui ho più apprezzato i discorsi di Colantuono in conferenza stampa quando si è insediato, che la prima cosa che ha detto dobbiamo assolutamente tirarci fuori da questa situazione di poi classifica. Poi pensiamo ai playoff. E poi, no, ha detto e poi vediamo. Però sul poi vediamo è tutto legato, e qui perciò i discorsi si intrecciano, certo, alla questione societaria e alla disponibilità, perché se tutti aspettiamo gennaio come l'arrivo ritardato di nostro signore, per rinforzare la squadra, allora vuol dire che questa squadra ha comunque dei limiti, che ora li vogliamo camuffare o meno, che li vogliamo amplificare o meno, non solo di doppioni, che adesso non servono ancora di più alla luce del cambio probabilmente di modulo. Ma è indubbio che è una squadra che ha qualche difficoltà.
Il discorso è come ci arriviamo, a cominciare dalla trasferta di Reggio Emilia. Voglio prendere per buono uno dei nostri amici, mi pare Carmine, che ha detto il pullman. Piazziamo il pullman davanti alla porta difesa da Immagino Fiorillo. Il discorso è fare punti, perché malauguratamente si dovesse tornare da, e ci può stare, vista la differenza di valori, di obiettivi, di prospettive e di stato di forma, con un risultato negativo, addirittura una batosta da Reggio Emilia col Sassuolo, e la situazione comincia a diventare difficile anche a livello psicologico, perché a molti torna in mente la situazione dell'anno scorso, dove aspettiamo, vediamo il mercato, perciò io continuo a predicare equilibrio, concretezza e anche un'asticella, diciamo, tenuta non bassissima ma proporzionata a quello che è lo stato del momento. Scusami, ma c'è una differenza rispetto all'anno scorso. L'anno scorso tu non hai mai partecipato al campionato di Serie A. La squadra era troppo scarsa. Però a quest'anno, dicembre, ci eravamo illusi tutti che con la bacchetta magica di Sabatini, Verona, dopo la vittoria di la vittoria Verona, di Verona come Torino ci affosserà, e così è stato. Voglio dire, aggiungo, basta che non succeda con Palermo quest'anno. Però qui è cominciato prima questo fatto. Dico che però questa squadra non è così scarsa. Concordo, come la classifica. Ma ci si deve mentalizzare, Tommaso. No, cioè, bisogna uscire fuori. Esatto, secondo me la squadra vale la classifica che bisogna fare un bagno di umiltà. Voi poi, ripeto, seguite più nel dettaglio di me, seguite il quotidiano, eccetera. Ma io, per quello che ho visto, sai, il campo poi alla fine è quello che noi giudichiamo. Chi poi, come voi, lavora anche nel dietro le quinte ha qualche informazione in più. Ma quello che ho visto io, quattro squadre più scarse della Salernitana in questo momento in Serie B non le trovo. Devo essere molto sincero, se vogliamo proprio ragionare pragmaticamente, sei molto quattro duro più in scarse giudizio, non le trovo. Tu su una cosa hai ragione, che la qualità tecnica della squadra poi, come dice Ricco, è andata scemando di partita in partita. Bravo. Questo, perciò tu vedi giustamente Callon, squadra, che abbiamo ascoltato, e la fotografia. Allora, secondo me Colantuono deve essere bravo a fare la prima cosa che deve fare Colantuono, secondo me, ridargli consapevolezza. Sì, no, deve mettere gli uomini giusti al posto giusto. Questo sarebbe già. Allora, se Colantuono riesce a fare questo, sì, vedrai in campo un'altra squadra. Perché avere i giocatori al posto giusto e quindi giocare secondo un modulo che rispecchia le caratteristiche dei calciatori che hai a disposizione, ti fa fare un passettino in avanti non indifferente, caro Peppe. Quindi io spero che almeno in questo, mi auguro di sì, che Colantuono, che credo voglia tornare a una difesa a tre. Dopo vediamo, anche perché io devo parlare dello stadio, il nuovo stadio. Mai voglia, abbiamo tempo. Devo parlare del piano traffico. Voglio fare solo che mi sia dimenticato. Voglio fare una riflessione su un giocatore, Verde. E gioca fuori ruolo. Bravissimo. Io non voglio esagerare, secondo me Verdi, quattro anni fa, se mi avessero chiesto, per me avrei detto più forte di Mazzocchi. Cioè, era un giocatore che secondo me aveva un potenziale enorme per caratteristiche fisiche, per velocità, per doti anche offensive, per capacità di stare sul pezzo e di stare in partita. Adesso, condannato a questo ruolo estremamente dispendioso, che non è nei suoi tempi, non è nel suo passo, né nelle sue doti tecniche, è un giocatore evanescente, inutile a volte per sé. Anche se nelle ultime partite... Sì, Enrico, però non è il Verde che può dare e deve dare quel contributo. Se lo metti alle spalle delle due punti... Esatto. Uno dei criteri che adotterò per valutare il corso di Colantuono, fammi capire come fai a giocare Verde.
Da come giocherà Verde, io credo che noi cominceremo a capire se finalmente si rimette la Chiesa al centro del Le due punte sicuramente non le potrà utilizzare a Reggio Emilia, non voglio anticipare, certo, perché hai solo due attaccanti disponibili, quindi sono, due punte centrali. Ma per, scusami Carla, poi non mi so taccio, se su Verde siete d'accordo con me. Non solo sono d'accordo sul discorso di Verde. Hai sentito quello che ho detto per me, sei chiaro. Allora scusa, ma sei il maestro, è il maestro, va ascoltato. Ma aggiungerei che sempre dallo Spezia è arrivato qualche anno prima Maggiore, che l'altro grosso, anche e da Maggiore dicevamo le stesse cose che dicevamo Maggiore, perché è più facile inquadrare Verde che Maggiore, dico. Ma lo hanno alternato decine di allenatori che si sono succeduti sulla panchina della Salernitana. Nessun allenatore lo ha messo nel suo ruolo, ma qual è? Perché finora si è segnalato più per le presenze in infermeria, perché purtroppo per lui ha muscoli di cristallo probabilmente, che per l'apporto alla squadra. Cioè, al di là del fatto che forse si considerava già in altri lidi, perché di fatto all'ultimo secondo utile non si è perfezionato il passaggio, mi pare, al Venezia, se non ricordo male. Però al di là di questo mi pongo un'altra domanda che mi ero già posto la settimana scorsa, cioè un allenatore, in questo sono un po' d'accordo con Peppe, un allenatore come Colantuono, che finisce in maniera dignitosa la scorsa stagione, al quale doveva essere riconosciuto dalla società un ruolo di ambasciatore, di team manager, non so, di uomo società, una sorta di direttore generale, che improvvisamente viene accantonato, che non è buono quindi a giugno fare un certo discorso anche e soprattutto come allenatore, che è il suo ruolo. Diventa poi, non dico il salvatore della patria, ma la migliore scelta per quello che ha detto Petrachi, che non ha parlato di scelta di ripiego, di scelta di convenienza, improvvisamente quattro mesi dopo. Allora, o abbiamo perso tempo o ci stanno raccontando una verità in comodo. Con tutto il rispetto per la carriera di Colantuono, perché posso rispondervi, Enrico, che ha la sana abitudine di scriversi tutto, probabilmente avrà strappato qualche foglio, perché quello che lui dice non fa una grinza. La domanda è da farsi: cosa è successo? Cosa è successo con Iervolino? La domanda che poneva Iervolino, niente. No, perché posso assicurarti che il primo messaggio che ha ricevuto Colantuono è stato di Iervolino. Dice: mister, affidiamo la Salernitana a lei. La domanda è: cosa è successo dall'investimento di Iervolino, Iervolino, eccetera, a Colantuono, fino al suo, come dire, messa da parte? Questo te lo dico dopo aver risposto al telefono. Pronto? Non ho capito la domanda, poi ci spieghi. Pronto? Buonasera, sono Francesco. Francesco, buonasera, prego. Io volevo un attimo allacciarmi al discorso che faceva sia Tommaso D'Angelo che Enrico Scapaticci in merito a questa cosa è successo. Perché io, un po' come tutti i tifosi, sono rimasto basito dalle dichiarazioni di Bus e di Milan, però sono rimasto ancora più basito leggendo le dichiarazioni di Radovanovic, che ha detto chiaramente che c'è stata una precisa volontà di spaccare lo spogliatoio e far retrocedere la squadra. E lui ha definito Iervolino, diciamo, una persona per bene, però ha fatto allusioni chiare. Quindi io vi chiedo, secondo voi cosa è successo, cioè a chi si riferiva Radovanovic? Perché diciamo che a me sono sembrate piuttosto gravi, diciamo, le sue dichiarazioni. Grazie.
Però non si lancia la pietra e poi, come si dice, si nasconde la mano. Ci si espone fino in fondo, si fa capire, non si lascia così nel generico, quando si muovono degli appunti anche pesanti. Li si devono poi dimostrare e soprattutto motivare. Si deve indicare chi eventualmente, oltre al fatto che torniamo troppo indietro, qua non dobbiamo fare questo errore di tornare troppo indietro. Dobbiamo guardare al presente, perché anche la questione di Lotito ci interessa fino a un certo punto, se valeva 10 milioni di euro, 50 o 100. Ci interessa la situazione attuale, la confusione attuale. Tu sei sicuro che la questione non ci interessi del tutto? A meno che tu non sai di strascichi, no, di indagini. Queste situazioni mi fanno venire tanti punti interrogativi, Poi alla fine i soldi chi glieli ha dati alla Salernitana con l'acquisto di calciatori? Cioè, poi sai, sono cose che a me preoccupano. A me il punto interrogativo resta sempre. Cioè, a me preoccupano più le dichiarazioni contrastanti. Ho detto la settimana scorsa, invece di una voce sola ed autorevole, abbiamo ascoltato in una conferenza stampa quasi surreale, perché non si è mai vista a fine partita che parlano insieme a fine partita. Il presidente e l'amministratore delegato dicendo sostanzialmente due cose diverse per rivendicare i propri ruoli e per mandare, come si dice, il messaggio a chi deve intendere. E poi questa tua dichiarazione, che è sacrosanta, è un dato io ero in conferenza stampa, quindi ho ascoltato. Fammi finire di parlare. Ti rispondi anche alla domanda su Colantuono. Tu con questo che hai detto, che è la verità, l'abbiamo detto anche martedì, ti rispondi anche sulla vicenda Colantuono. Colantuono ha pagato le faide interne. Le faide interne. Certo. E quello mi preoccupa, Tommaso. È questa la situazione se mi fate più preoccupante. Di tu dici, ovviamente, con la mancata riconferma dopo. Esatto. Perché Colantuono. Quindi il periodo è giugno, luglio. Esatto. No, perché prima Colantuono, ancora, fine maggio, Colantuono, che aveva accettato di buon grado il ruolo di direttore generale, e avendo vissuto, diciamo, da dentro quello che era successo l'anno precedente, no? Tutto lo zibaldone che abbiamo più volte raccontato, chiaramente avrebbe tagliato molte teste. Quindi, perché Colantuono dice, ad esempio, nello spogliatoio entra solo l'allenatore. Sembra Scapaticci, che non ha alcun titolo. E può essere pure. Non entra nello spogliatoio. Certo. Che mi sembra giusto. Se lo spogliatoio non deve essere una movida per fare i selfie. Ma tra l'altro, se non sbaglio, è sacrosanto. Era stato. Giusto per dirne una. E allora questo avrebbe significato che molte teste sarebbero tagliate. Ma tra l'altro era stato incaricato anche di fare una sorta di relazione di chi doveva rimanere, sulla salernitanità, di chi doveva andare via. E anche una relazione grove. No, tecnica. Ma lui l'ha fatta. Cioè, di tutto questo, improvvisamente carta straccia. Perché, voglio dire, la sua linea era quella. Ma quindi mi fai capire, questo mi preoccupa. Sì, fa bene a preoccuparsi. Cioè, perché in questo momento significa che qualcuno, ob torto collo, ha subito questa scelta di Colantuono. Certamente. Perché se questa scelta era possibile o non è stata avallata. Devo rimandarti le dichiarazioni di Petrachi? No. In questo momento, è bene che i tifosi si svegliano dal sonno, abbiamo un direttore sportivo e un allenatore contro tutti. Abbiamo un presidente che non so se per incapacità, per incuria. Presidente o proprietario? Attenzione a quello proprietario, che dice. Vabbè, tanto busso, io non lo considero proprio. Però sulla proprietario, carta lui è. Proprietario. Sì, vabbè, che significa? Sulla carta, no, pure Colombone, voglio dire, è l'assessore allo sport. Però voglio dire, no, ma parli di Iervolino, io di Busso non parlo proprio. Però devi dire proprietario, per se no si rischia di fare. Sì, vabbè, di fare per voi precisate, ci tenete a questa cosa, fatelo pure, ma sappiamo che ne ha preso in giro. Voglio dire, Iervolino in qualche modo, voi sapete che io Iervolino non sono mai tenero, con Mister Foulard non sono mai stato tenero.
Però io ho sempre detto che lui deve farsi non guidare, ma comunque deve ascoltare. Poi decide lui, perché uomini è giusto che decide lui. Ma deve ascoltare uomini di calcio. Ma non assolutamente. Lo fa. Se non un uomo di calcio come Colantuono gli dice che lo spogliatoio non deve essere una movida per fare i selfie, caro Enrico, ma io dico, Iervolino, ci vuole riflettere su ma questa non cosa. Ma figurati, non l'ha fatto già il primo anno, fino adesso. Quando si è liberato lui, senza colpo lui, ferire per una questione di principio di Sabatini. La sfilata dei morti viventi al Medi Rosa è la dimostrazione. La processione, come l'ha chiamata in Borgia. Di... Vabbè, la sfilata dei morti viventi, dei zombie, chiamano come vuoi tu. Tu sei sempre... Allora, adesso la Sanitana vive con Petraghi e Colantuono solo contro tutti, nella speranza che il campo dia, il campo dia a loro le risposte, che eccetera, perché altrimenti la fronda che aveva addirittura già telefonato Breda, la conosciamo noi, il presidente viene Breda, eccetera, Breda non è a Salerno perché Petraghi ha detto no, l'allenatore. E ha fatto bene. Ha tolto, ha ragione. Allora, fatto bene, ha fatto male. È giusto che l'allenatore lo scelga il direttore sportivo, che si è assunto la responsabilità, ci ha messo la faccia in conferenza stampa, li ha sputtanati. E se ci fate caso, in una situazione del genere, nessuno ha parlato, nessuno ha parlato perché ovviamente non possono parlare. Avrebbero preso anche il resto. Ma la presentazione del nuovo allenatore non c'era nessuno della società. Assolutamente. E allora vi faccio sentire un altro stralcio dell'intervista a Callon sulla sua esperienza a Salerno, e la commentiamo in studio. Personalmente stanno molto bene, come squadra ci stanno un po' male perché per i risultati, non per come giochiamo, però tutto sommato stanno molto bene. Cosa ti ha spinto appunto ad accettare la Salernitana? Tu avevi giocato d'avversario con il Genoa, credo anche con il Verona qui alla Rechi. Cosa ti ha spinto? Mi ha spinto soprattutto la curva, perché quando ho giocato anche qua d'avversario c'è un clima pazzesco e la gente qua è allegra, l'accoglimento e tutte queste cose qua sommate che mi ha spinto ad accettare la Salernitana. Pronti via, l'esordio in Coppa Italia, il gol proprio sotto la curva sud. Ripensando a quei momenti, che hai provato? Ho provato tante emozioni, infatti finora guardo spesso quel video lì e mi emoziona ancora. C'è stato anche qualche momento un po' più difficile in questo percorso, penso ad esempio all'espulsione con la Sampdoria, avevi voglia di spaccare la partita, di chiuderla, e invece poi c'è stato quell'episodio. Sì, la voglia quando entro oppure quando inizio, quello c'è sempre, di metterci tutto, di portare risultati sia dall'inizio, dalla stagione, in mezzo, alla fine, è quello sempre l'obiettivo. Poi mi ha frenato un po' questa, diciamo, pazzia, però diciamo che a volte quando secondo me subisco ingiustizia cerco di reagire, però quello non è la mia. Però lo sbaglio è già fatto, quindi andiamo avanti. Mister Martuscello chiese una cena per la squadra, l'hai pagata? Oh, ho pagato molto di più che una cena, però sì, quello ci sta, pagare una cena per la squadra, perché quando uno si fa errore ovviamente devi pagare, però lì è successo, poi lì è finito. Poi alla fine i compagni mister mi hanno consolidato, infatti sono andato in trasferta con la squadra, siamo stati insieme, perché io giustamente volevo stare più vicino alla squadra e mi sta accettato questa cosa qua, mi ha portato spesso con la squadra. Yaya Callon sorrideva sulla cena che ha pagato la squadra per insomma, la folle poi espulsione, gli è costata 4 giornate di squalifica. È però un calciatore, Peppe, che probabilmente contro il Sassuolo non giocherà, ma lo vedremo dopo. Ma che cosa può dare secondo te questo calciatore, che con la sua vivacità mette in pensiero le retroguardie avversarie? Ma a me più che
folle e sembrata stupida. Cioè, in quel momento, tra l'altro, Callon era il protagonista assoluto della gara, perché riusciva a tenere in difficoltà gli avversari in un momento che la Sedana doveva rintuzzare il ritorno della formazione appunto rivale. Ti fai espellere, danneggi la tua squadra. Credo che questo sia anche il segno, probabilmente, che questo calciatore non sia ancora del tutto calato nella realtà del campionato, delle difficoltà che è il campionato di Serie B, che è uno dei campionati in assoluto più difficili, perché intanto è più lungo, si giocano più partite, il contenuto tecnico delle squadre è, diciamo, importante, e quindi non si può davvero sbagliare. Io credo che quell'episodio abbia condizionato negativamente la sua stagione e in qualche modo abbia cominciato anche un po' a sgretolare l'ambiente, perché quando poi avvengono queste cose c'è sempre un ambiente che finisce un po' per corrompersi, perché devi intervenire, devi punire, resta magari il malumore, resta il dissapore magari tra compagni, e tutto questo certamente non fa bene. Io sinceramente non noto delle bande all'interno dello spogliatoio, però vedo che in campo si corre poco per il compagno. Cioè, una squadra da che cosa te ne accorgi? Qui adesso ho negli occhi il Napoli, intanto sapete mi piace fare paralleli con il Napoli. L'anno scorso il Napoli, uno dei problemi maggiori che aveva, che nessuno correva per il compagno. Se un compagno sbagliava, nessuno accorreva in soccorso. Diciamo che succede un po' lo stesso nella Salernitana, quella che abbiamo visto finora con Martuscello, voi anche perché molti calciatori non erano proprio nella loro posizione ideale, forse la percentuale di errori nei passaggi, negli appoggi, nelle chiusure è andata aumentando, però non c'era neanche la grandissima disponibilità a soccorrere i rivali, i compagni di squadra. Speriamo che Colantuono, almeno da questo punto di vista, possa, diciamo, innescare un cambio di mentalità, anche se, ripeto, dobbiamo tenerlo presente, è pur sempre una soluzione di ripiego. Certo. Non per continuare nei sinistri paralleli con il Napoli della passata stagione. Chi chiama il Napoli dopo l'errore di Garcia, che comunque poi è quello che ha fatto meglio di tutti nelle comunità stagioni? Chiama Mazzarri, cioè il padre di famiglia, lo zio di famiglia, i Ranieri che chiameranno a Roma. Colantuono ce l'avevi già in casa, ma alla fine tutto sommato possiamo fissare un parallelo. Io non so sinceramente se sia la soluzione migliore, certamente è una soluzione di ripiego, che ne dica la comunicazione ufficiale, che ovviamente non può dire che è la migliore scelta possibile, questo è chiaro, è del tutto evidente, è comunque un ripiego, ma è anche una scelta economica legata al fatto che se tu devi pagare in toto un ingaggio ad un altro allenatore è un discorso, se devi integrare probabilmente il contratto di Colantuono, questi dettagli non li conosco, mettiamo che Colantuono prendesse già 50, lo devi portare a 80, certamente ti costa meno che dare 80 ad uno. No, gli prolunghi il contratto. Poi, il tipo di accordo che avranno. Sentiamo preso. Ancora chi c'è al telefono, pronto? Buonasera signora Carla, sono Giuseppe da Forni. Giuseppe, buonasera. Forni. Saluto al Dream Team, che stasera è al completo, c'è anche il signor Iannicelli che mancava da tempo. Eccolo. Un saluto al direttore Tommaso e a Enrico Scapadicci. Io non mi voglio discostare da quello che è l'obiettivo, che io non c'è, che ce l'ho con il presidente della Salernitana, però dobbiamo dire, io devo dire quello che penso. Noi a Salerno non stiamo difendendo la dignità dei tifosi della Salernitana prima, e lo riesco a capire specialmente ai tifosi organizzati, che sono quelli che pagano il prezzo delle trasferte, prezzi non solo a livello economico, prezzo di tempo, perché c'è la passione, tutto quello che vogliamo. Pensate che a Sassuolo hanno mandato 4.000 posti, perché già sanno che i salernitani si muoveranno. Perché il Sassuolo in Serie A faceva 5.000 presenze la domenica, non so in Serie B che cosa farà, ma ci aspettano per fare qualche soldino. A Salerno domenica, 15 giorni fa, c'erano quasi 20.000 persone allo stadio. Ma noi vogliamo aprire gli occhi, vogliamo veramente mettere un poco questa società alle strette, perché guardate, noi non stiamo difendendo la Salernitana. Facendo così, riempiendo lo stadio, andando dappertutto e non incominciando a fare una protesta civile seria e a dire al presidente: vuoi fare il presidente della Salernitana,
ci ha presentato una società di persone che sanno solo che il pallone è rotondo, ma di calcio non ne capiscono niente, compreso lui. E sarà un grande imprenditore, l'abbiamo visto come si atteggiava. A noi fa piacere. Però io da Salernitano non mi fa piacere avere un uomo del genere al comando della Salernitana. Per me non lo posso chiamare presidente, non lo è. È il padrone della Salernitana. I presidenti sono altri. Lui non è per me, io parlo per me. E io volevo dire, scusate, ma 20.000 persone che vanno allo stadio e che pagano un biglietto non sono niente. Che sono buscolette. Che gli dobbiamo dimostrare più a queste persone? Noi vogliamo sapere veramente di che cosa dobbiamo, che dobbiamo ancora fare, che gli dobbiamo andare a fare, chiedere scuse in giro, che dobbiamo fare? A Salerno come dobbiamo fare per avere la possibilità che un uomo del genere, che abbiamo detto che è illustre, che è una persona così, che ci dica la verità, che abbia il coraggio di dire quello che pensa realmente della Salernitana, dei salernitani e di cosa vuole, che futuro ha questa società. Sì. Perché io personalmente, io allo stadio non ci verrò fin quando c'è questa persona, io non ci metterò più piede, perché non voglio dargli nemmeno una lira, me la voglio vedere sul telefonino, su quei siti autorizzati che non sono per tutti, ma io non gli voglio dare nemmeno un soldo. Perché questo presidente non si merita niente, perché lui non sta rispettando in tutto e per tutto Salerno. E quindi un invito anche a voi, chi ha contatti con le società di tipo organizzato, che veramente recuperiamo un po' di dignità. Noi dobbiamo fare proteste civili, attenzione, ok? Perché a Salerno siamo delle persone civili, lo stiamo dimostrando in tutti i tali, ci applaudono, però calcisticamente le prendiamo da tutte le parti, che gli applausi a noi che ce ne frega più che ce li fanno, tanto non siamo dei sprovveduti, ma a noi degli applausi non ci interessa, noi ci interessa capire, visto che siamo tifosi, di che morte dobbiamo morire. Giusto, Giuseppe. Giusto. Sì, Giuseppe dice cose Giuseppe molto dice cose sagge, molto e poi sagge. Detto da un passionale come lui, perché lo conosco e so che non si perde una partita della Salernitana, rinunciare allo stadio significa che anche nella mente, Enrico, di tanti tifosi, tra virgolette, storici, si è insediata ovviamente questa brutta spina del sospetto e ovviamente della preoccupazione che si possa finire come l'anno scorso. Dobbiamo però anche fare noi un po', dico, come ambiente, secondo me, di autocritica, perché l'episodio che strumentale e il cambio di strategia strumentale che c'è stato dopo l'exploit di Palermo ha fatto perdere di vista quella che è la realtà, perché immediatamente i giudizi sono di nuovo cambiati, una nuova apertura di credito nei confronti del patron proprietario della Salernitana, nonostante dichiarazioni dal comunicato ufficiale, perché non ha parlato con nessuno di noi della stampa, ma solo attraverso un comunicato ufficiale, anche piuttosto ambigue, che dicevano e non dicevano, resto, il progetto triennale, la solidità economica, dovete stare tranquilli, possiamo anche guardare oltre. Da quel momento, e io mi darai atto, Tommaso, sono stato critico, già da quel io non gli ho dato il bentornato, onestamente, perché per me, come dire, la delusione del passato è stata troppo cocente, cioè avevo investito molto su questa persona, credevo molto in lui e mi ha deluso. Quindi almeno io una seconda chance non gliel'avevo data, ero stato molto critico e continuo a dire, sarà anche un caso, senza voler adesso ironizzare sul portare bene o male, ma da quel momento in poi la Salernitana non ha vinto una partita, anzi ne ha perse tre e pareggiate due, ed è precipitata dalla quasi zona playoff alla quasi zona retrocessione. Quindi voglio dire questo, però perché? Perché poi tutti dobbiamo assumerci
una parte di responsabilità, perché se poi si fa un'apertura di credito, se di nuovo si cambiano giudizi e valutazioni, lo sto dicendo dall'inizio di questa stagione, solo sulla base dei risultati, e si passa come sempre da un eccesso all'altro nascondendosi dietro al fatto, perché questo si dice, ma noi siamo tifosi, noi vogliamo sognare, noi vogliamo, e poi ti trovi alla cruda realtà che dice che dopo 13 giornate di campionato hai 13 punti, tutto sommato in linea con quello che era il primo messaggio che ha lasciato passare lo stesso direttore sportivo nella conferenza stampa di presentazione di luglio. Cioè dobbiamo fare un campionato di assestamento. 42 punti retrocedi. Esatto, vabbè. Ma voglio dire, tutto sommato hai qualche punto in meno rispetto a quelli che erano gli obiettivi iniziali. Certo, se pensi ai play-off o alla promozione diretta sei lontano anni luce, perché la prima ha più del doppio dei punti il Pisa, e continuiamo a dire che le altre non sono più forti, che non giocano bene, che questo campionato è modesto. Nella mediocrità di questo campionato noi siamo più che mediocri. Questo dice purtroppo io però... il campionato dopo 13 giornate. Ma io non sono d'accordo, scusami, nel senso che non mi pare che qualcuno con un po' di cervello in testa abbia detto che non ci siano più squadre più forti della sanità. Sarebbe da ricovero. Ci sono delle squadre più forti della sanità, fuori dubbi, fuori discussione. Questo non ci piove. Anzi, ti dirò che qualche squadra più forte della Salernitana sta messa peggio perché il campionato di Serie B, ma il calcio in genere ovviamente non sempre, però convieni con me sempre, che c'è stato un cambio di come dire, di atteggiamento da parte della tifoseria di nuovo, ma nonostante tutto quello che avevamo subito lo scorso anno, che ti dopo Palermo. Un mio vecchio mantra, che una componente che ha grosse responsabilità sulla Salernitana è quello dei tifosi, vero. Dove non bisogna, come vi ho sempre detto, ma la regione lo sa, non so chi l'ha detto, sì, gli applausi vanno Francesco bene, l'ultimo Francesco. Pare. Ma non credo che la tifoseria granata abbia ancora bisogno di elogi e poi prendere le sberle sul campo. Quello che è la tifoseria granata è riconosciuto, perfetto, va avanti così, però questo è un conto poi è la gestione del rapporto con la squadra e soprattutto con la società. Io mi prenoto, perché prenotati, voglio dire una cosa anche un po' forte, usando anche una parola un po' forte che riguarda il comportamento, non la persona, pochezza. La pochezza del comportamento di Iervolino, e ripeto, lo riferisco al comportamento, non alla persona, che è degnissima e merita sempre rispetto come tutte le persone. La pochezza del comportamento di un proprietario che, quando si palesa al campo, quando c'è un profumo di una squadra che magari ha ricominciato a macinare risultati, e invece scompare completamente quando c'è il momento di fioltà del cambio di allenatore. Io un proprietario me lo attendo nel momento della maggiore difficoltà, cioè me lo sarei atteso oggi a stare 3 giorni con la squadra e dire, ad ascoltare tutti, a capire, ad entrare. E non è una questione di salernitanità di napoletanità, no, cioè non c'entra nemmeno l'attaccamento. Devi guardarti le cose tue, ma se tu non sei attaccato te ne freghi altamente. Sì, ma a me sta cosa della salernità poi alla fine, voglio dire, ti stai contestando Ferlaino. Sono dei miti. Quindi sono, stai contestando Ferlaino. Io lo contestavo quando era presidente, figura. Stai contestando, chiamerò Sasso. Chiama Sasso e dirò saluto che tu direttore. Hai contestato Ferlaino. Dico, questi sono orpelli ideologici. Poi guardiamo i comportamenti. I comportamenti, ma comportamenti di è un una vero conseguenza. Proprietario, di un proprietario attento alla I sua comportamenti, cosa. Quando è che corri? I comportamenti sono una conseguenza. Ma noi stiamo parlando di un imprenditore che deve avere dei comportamenti coerenti
coerenti con l'impresa. E io penso che un buon patron di impresa, un buon capitano di impresa e d'azienda, interviene quando ci sono le difficoltà, perché è troppo semplice andare sotto la curva quando tutti ti applaudono. Tu sotto la curva ci devi andare anche quando arriveranno i fischi, perché questo fa parte della scena e fa parte del rapporto tifosi-presidente. Abbiamo di recente, con una bellissima iniziativa, ricordato il grande Peppino Soglia, no? Che oggi tutti universalmente ricordiamo con grande gioia, e scherzavamo con qualcuno dei presenti alla cerimonia, che era poi sotto casa di Soglia nel mese di febbraio dell'anno della Serie B a contestarlo duramente, al punto che Peppino fu costretto a fuggire nascosto da via Roma, dalla sua casa. In particolare Angelo Caramano, che saluto con affetto, ricordo che fu il papà ad imbavuccarlo e a portarlo via per una uscita secondaria. Ecco, essere presidenti di calcio significa ricevere gli applausi. E mi fa anche piacere che tu vada sotto la curva, presidente. Io ricordo la passeggiata ad Empoli, ricordate? Sembrava il trionfo di Cesare. Empoli, primo anno di Serie A, ricordate, l'1-1 poi. Però prima della partita, migliaia di persone ad Osannaier. Sembravamo già salvi. Ed è bellissimo. È qualcosa di simile anche con l'Udinese. E te lo sei anche meritato, perché hai fatto l'instant team, perché ci hai messo i soldi, hai fatto un'impresa sportiva straordinaria. Va benissimo. Però poi quando arriva un minimo di contestazione, chiami i contestatori e dici: chi siete? In 100 non possiamo parlare, 20 di voi venite dentro e parliamo. Voglio dire, non è che ti senti offeso, oltraggiato, denunci le persone che sui social, se io e Tommasone dovessimo denunciare tutti quelli che ci insultano sui social, riempiremmo le procure, insomma, di denunce. E allora, lui pensava, non è mica tutto oro, di non può essere mica tutto oro. Di aver trovato, meglio, in 5 mesi, cioè da gennaio a maggio, la formula magica. La formula magica. Ma l'elisir d'amore. Ma ci siamo scordati che voleva cambiare e rivoluzionare il calcio. Alla fine si è trovato il cerino in mano. Perché nelle riunioni di Lega è stato mandato avanti. Lega di Serie A, non di Serie B. È stato mandato su avanti questo, e alla fine è rimasto questo solo. Questo De Laurentiis è un maestro. No, mi hai dato l'assist, Enrico, però, per mandare una grafica, quella sui numeri della Salernitana. Perché ovviamente sconfessano in pieno quello che dice e che ha detto in queste settimane il presidente Iervolino rispetto alla sua squadra. Numeri da horror. Nelle ultime 5 partite... E sono quelle seguenti la visita. Esatto, quello che dicevo. Due pareggi, 3 sconfitte, 3 gol fatti e addirittura 8 gol subiti. Inequivocabile il fatto che ovviamente si viaggia con un punto a partita e che il cambio di rotta deve essere evidente. Questi numeri da horror addirittura dovrebbero essere spalmati su 10 partite, perché la Salernità ha fatto 6 punti nelle prime 3, con le 2 vittorie con Cittadella e Sampdoria, esattamente, ultima partita casalinga vinta peraltro, quindi parliamo di fine agosto, e da fine agosto, cioè tutto settembre, tutto ottobre e quasi 20 giorni di novembre, ha fatto praticamente 13 meno 6, fatevi il conto, 7 punti nelle restanti 10 giornate. Questo è il dato. E a proposito di fine agosto, stasera mi stai dando un sacco di assist. C'è stato un momento in cui la Salernitana, ma anche con il cambio, con l'avvicendamento di Colantuono, nella Salernitana si faceva il nome di Fontana, un allenatore molto caro al nostro direttore Tommaso D'Angelo, che vi faccio sentire al Gala del Calcio che cosa ha detto rispetto al suo eventuale futuro con la maglia. Far arrabbiare. Guarda. Voglio far arrabbiare. Beh, però, non mi arrabbio. Da dire sedotto e abbandonato. Ridiamo un pochettino, poi non si è conclusa questa situazione con grande dispiacere, perché comunque per me Salerno rappresentava qualcosa di veramente incredibile. Il direttore Petracchi so che mi stava seguendo da tantissimo tempo, per cui appena c'era stata la possibilità mi aveva contattato per cercare di fare questo passaggio insieme, e ovviamente la cosa mi gratificava tantissimo. Poi evidentemente ci sono state delle cose che esulano dal discorso tecnico-tattico, per cui poi
non se ne è fatto nulla. Secondo me in maniera cauta era ovvio mantenere il profilo basso, poi io ritengo che la rosa sia una rosa importante, c'è da dire però che questa rosa è stata allestita all'ultimo momento perché c'erano da fare diverse operazioni in uscita e i ragazzi sono arrivati veramente alla spicciolata nell'imminenza del campionato senza una preparazione adeguata, c'era la necessità anche di rimetterli insieme e dargli un senso e poi quando le cose partono così e magari il risultato tarda a venire inizia il malcontento, iniziano anche un po' di nervosismo, però io credo che alla lunga questa è una squadra che deve venire fuori perché anch'io condivido, ha dei valori tecnici importanti e qualora magari non dovesse venire fuori per magari diciamo un campionato ambizioso, l'errore sarebbe quello di buttare tutto al mare e ripartire da zero, perché ripeto, per me ci sono contenuti tecnici veramente importanti. Dica la verità, quando è stato esonerato Martuscello un pensierino ce l'ha rifatto? Ma no, perché mi arrivavano segnali da voi giornalisti, ma non direttamente da chi doveva effettuare delle telefonate o fare delle telefonate, però e quindi intuivo che sarebbero andati per altri lidi, come così è stato. Probabilmente la scelta giusta, anche perché conosco con Antonio, è da diversi anni che lavora a Salerno, conosce la piazza, conosce tanti giocatori, per cui credo che diciamo che la scelta migliore sia stata ovviamente questa, poi tutto il resto è veramente cronaca. Sedotto e abbandonato Fontana sarebbe stata la scelta giusta visto che Martuscello è stato esonerato? E chi è Monica Guerritore? Allora, se vogliamo parlare di calcio, parliamo di calcio. Se vogliamo parlare di pallone, allora io vi dico una cosa. A Salerno di Fontana parla solo Vincenzo De Luca. E abbiamo detto tutto. Andiamo in pubblicità. Andiamo in pubblicità. Ci troviamo tra pochissimo. Bellissimo. Eccoci qua. Questi due intanto parlano di cibo e cene. Linguini cose e gamberoni. Linguini con i gamberoni. Alle 11 di mi sera. Un po' complicato. Non l'hai mai mangiato? Sì, gamberoni. Sono buonissimi. Ma non le può mangiare. Ma vedo sia un po' difficile trovarli a quest'ora. Insomma, però. Sta tentando di... Ma benissimo. Di corromperti. Sì, no. E trova terreno sono per tre anni. Sono tre anni che deve pagare una cena. No, questo non è vero. Non è vero. Possiamo testimoniare. Sono testimone. Sei tu. Ma tu sei stato contumace. Finitela. Pronto? Chi c'è al telefono? Pronto? Buonasera, sono Francesco da Salerno. Francesco, buonasera a te. Buonasera a tutti gli ospiti. Volevo fare una domanda agli ospiti in studio. Certo. Io penso che la partita col Bari è stata una partita, perché non ho visto, il Bari non ha rubato nulla, però ho visto che i calciatori non erano uniti, non giocavano ognuno per sé. E la dichiarazione che ha fatto Petrachi con Golantuna, praticamente come ho capito io, interpretato io, che più volte ha ripreso Martuscello di cambiare modulo. Due mesi e mezzo. Quindi l'unica soluzione per mandare via Martuscello sarebbe stata una sconfitta. Che il Bari non ha rubato nulla, però vedendo gol fotocopia, diciamo è stato anche un po' Petrachi a dire l'ultima scelta sarebbe perdere la partita ed esonerare il tecnico prendendo un allenatore portafoglio, ovviamente senza nulla togliere a Colantuno che è un grande professionista certo. Volevo sapere solo una considerazione di tutti gli ospiti di studio, grazie, complimenti per la relazione. Grazie a te Francesco, che abbiamo preso Buona serata. Abbiamo preso i gol con Bari come li abbiamo presi nelle ultime giornate. Limonese, questa idea sarriana, poi Peppe lo sa, dell'occupazione dello spazio nella metà campo avversaria era ovviamente la gioia, perché non avevamo gli uomini che aveva Sarri per fare questo tipo di gioco, sia ben chiaro, a parte che noi di 4-3-3, come vi ho sempre detto, non avevamo nulla. Beh, era la gioia per le formazioni che sull'uno contro uno andavano a nozze e i gol li abbiamo presi tutti così. E allora, quello che dicevo straccio, anche prima, voglio rimarcare che c'è poca solidarietà
cioè non si soccorre il compagno sull'errore, non si corre anche per il compagno. Ripeto, non mi sento di dire che ci siano dei clan all'interno dello spogliatoio, ma che si corra poco per l'altro, che non si aiuti i compagni, che non si sia pronti a tamponare un'eventuale defaianza. Questo mi pare un dato che sul terreno di gioco si nota e si nota. Ecco, vai sull'uno contro uno, che vuoi che vuoi tamponare, certo. E allora ultimo stralcio dell'intervista a Callon, che un fatto onestamente caratteriale. Facciamo presto, che devo interrogare l'assessore allo sport. Non avrai tempo. Qui mi arrivano messaggi inequivocabili. Dobbiamo parlare della partita con il Sassuolo. Sentiamo Callon intanto. Senti Callon, poi parliamo. Il percorso è stato lungo, magari un'altra volta vi racconto. Però è stato tutto veloce. Io quando sono arrivato in Italia sono stato in 4 comunità. Poi sono finito in provincia di Alessandria, dove andavo a scuola. E poi da lì, fine scuola, abbiamo organizzato un torneo a 5 così fra amici. Fatto, siamo andati in finale, lì ho incontrato uno che mi chiedeva se giocavo a calcio o meno. E da lì poi ho fatto il provino all'Entella, poi al Genoa, e il Genoa mi ha preso subito. Ho fatto un anno tutto senza essere tesserato per problemi documenti. E poi da lì è iniziato tutto, mi hanno mandato... No, sono andato un anno a Savona, poi tornato nel Genoa e ho fatto la primavera, poi l'esordio. Nel Genoa hai giocato anche con calciatori che ora sono in nazionale, penso a Cambiaso, penso a Rovella. Li senti ancora? C'è un legame? Magari, non so, il sogno di Callon è quello di raggiungere un po' i loro livelli con la nazionale? Sì, il mio sogno ovviamente sì, di raggiungere loro, però con lavoro, giorno dopo giorno. Infatti ieri ero fiero di loro, perché ho visto Cambiaso e Rovella che giocavano in titolare, che giocavano con me, anche a Savona. Cambiaso ha giocato con me a Savona, poi a Genoa, un bravo ragazzo, lo sento ancora ovviamente, Rovella un po' meno, però sì, tutti loro lo sentono ancora. Hai un legame forte anche con la fede, spesso in campo ti vediamo anche concentrato, che ringrazi Dio per dove sei arrivato. È un legame forte. Sì, quella è la mia forza, perché io sono qua ormai da 9 anni, quello che mi tira avanti sono i miei genitori e la fede, perché quello che non mi porta, mi aiuta a non portarmi nella brutta strada, tipo, perché sono un ragazzo tranquillo che non fuma, non beve. E prima di venire anche qua, ho appena finito di pregare, prima di venire qua, la famiglia restava nel senso di tutti. Infatti prima della partita, anche pochi minuti prima della partita, parlo con i miei genitori per sentirmi un po' tranquillo, e facciamo videochiamate. Purtroppo non sono uscito e non posso andare a trovarli, spero presto. E allora ci concentriamo, abbiamo sentito Callon, ma ci concentriamo sulla gara con il Sassuolo. Come cambia la Salernitana e come potrebbe giocare Enrico? Cambierà probabilmente il modulo, no? Lo ha detto Colantuono e ce lo auguriamo per le ultime prestazioni viste in campo. Dipende molto, secondo me, l'atteggiamento soprattutto dall'infermeria. Bravissima. La difesa a 3 dipende molto dal recupero che sembra possibile di Jarozyski, altrimenti è proprio corta la coperta per poter cambiare con modulo. Con le due punte non può giocare, sì. Cambiare modulo. Ma io ho qualche dubbio che non gioca con le due. Tu dici? Io penso. Vediamo come potrebbe essere giocare. Un 4-4-1-1. Sì. Dicono qua. Molti. O un 3-5-1-1. Secondo me un 5-3-2. Cioè, altro che Pullman, mette tu dici, la 5-3, corazzata... 5-3-1-1. Dico però... Del gladiatore. Il problema è evitare, è giusto il ragionamento, è l'atteggiamento tattico. Cioè, gli uomini giusti al posto giusto e l'atteggiamento tattico. Cioè, dobbiamo sperare che in qualche modo la squadra, che ne ha parlato con l'Antuono, abbia recepito l'input dell'allenatore... che quell'atteggiamento dell'uno contro uno, soprattutto difensivo, è stato, diciamo, è un suicidio anche per Martuscello. Quindi voglio dire, già da questa copertura diversa che dovrebbe dare Colantuono, poi, e io non credo a una Salernitana rinunciataria, quindi mi appare, scherzi a parte, io non credo, io credo in un... Ma dipenderà dalla scelta degli esterni, Tommaso. Tornerà Adelaide, Enrico?
Guarda, io farei un 3-4-1-2 con Verde alle spalle dei due attaccanti, soprattutto se torna, che sarebbe non, la migliore collocazione, se torna non Adelaide, secondo me questo è, cioè, possibile. Verde più due attaccanti, sì, sì. Cioè faresti partire dall'inizio Simi e due ne tiene, Simi e Torregrossa, cioè Simi e Vodarcic, te li giochi tutti, questo e due passa subito. Il commento, questo passa il poi commento. Non hai alternative in panchina per cambiare spartito, ma eventualmente hai Callon, hai Braff, voglio dire, ma non se sono punte, però puoi sono io non credo Tommaso che giocherà con due punte, non penso proprio. Secondo sentiamo me. Ancora chi c'è al telefono, però vedi dietro le due punte, mi piacerebbe vederlo dietro una punta. Pronto? Anche questo è un'ipotesi. Silenzio. Buonasera, con chi parliamo? Antonio da Salerno. Buonasera. Antonio, buonasera a te, prego. Colgo l'occasione sempre per salutarvi, il direttore D'Angelo, il signor Iannicelli e l'altro Scapatino. Enrico, sì, buonasera. Niente, io voglio soltanto fare un'osservazione a voi, perché siete, soprattutto siete salernitani doc. Allora, io vorrei farvi una domanda, ma secondo voi, dopo due anni, un anno e mezzo, quando è passato, voi giornalisti, perché voi siete giornalisti e rappresentate la città di Salerno, è normale che la proprietà non risponda a voi? Non dico a noi tifosi, perché ormai i tifosi ormai qua non esistono più, ora ci sono le televisioni, ci sta Sky, ci sta, insomma, ci sono altri interessi, e va bene, ci sta, ma è normale che stiamo dopo la Serie A, ora la retrocessione, ora la Serie B, siamo quasi negli ultimi posti, perché se si perde a Sassuolo si rischia di finire all'ultimo posto, e il signor, il proprietario, non lo voglio nominare, continua a non rispondere a voi, non a noi tifosi, che ormai noi tifosi di tutto e di più ci teniamo tutto, ma a voi che rappresentate Salerno, la città di Salerno, voi siete dei giornalisti, non siete dei scalmanati oppure dei, capitemi bene, è normale, ma secondo voi i giocatori della Salernitana queste cose le sanno? Petraghi è venuto, ma perché è venuto? È venuto pure l'altro direttore sportivo, il grande direttore sportivo, c'è avuto di Serie B però, e non ha detto, caro presidente, senza soldi nemmeno il prete benedice la macchina, io ho comprato un'auto a mio figlio, ho dovuto cacciare 10 euro per far benedice la macchina, è stato un po' tirato di braccio, 10 euro è lui parlare di prete con gli anni zero, è come invitarlo a nozze, è un po' pochino, un motorino per 10 euro, una macchina secondo me almeno 20 se non 50 ci scusi, scherziamo così. Voglio dire, dove dobbiamo arrivare? Cioè voi rappresentate, chi vede la trasmissione vera Salernitana, vera voce, giusto, voi, Antonio, caro Antonio, hai aperto uno spaccato che andrebbe, su cui andrebbe io non fatto. Sono molto d'accordo con te, perché come ti ho detto che ci sono delle precise responsabilità dei tifosi rispetto allo scempio dello scorso anno, ti posso garantire che ci sono altrettante responsabilità di chi si professa giornalista, bravo, in fondo giornalista non lo è. La Salernitana, devo dire, che per la prima volta dopo anni, io da tempo non partecipavo più alla conferenza stampa, perché era un mercato, un bazar. Fai presto che è un collegamento Skype. Eccetera. L'ultima conferenza stampa sono andato perché volevo capire un po' qual era la risposta di Petrachi dopo le dichiarazioni di Busso e Milan. Per la prima volta ho trovato, diciamo, una sala stampa, diciamo, ordinata. Ancora troppa gente che non c'entra nulla con questo lavoro. Però rispetto alla penultima, che era un mercato delle vacche indiano, eccetera. Quindi voglio dire, sì, Iervolino non parla con i giornalisti salernitani, ma voglio dire, una volta, quando c'erano i veri giornalisti salernitani, sarebbero stati loro a non parlare con Iervolino, perché funziona così.
funziona così, i veri giornalisti non parlano con Iervolino. Fammi andare via Skype intanto, perché abbiamo provato a contattarlo prima, non ci siamo riusciti, invece ci siamo riusciti adesso. C'è con noi Alessandro Cerra, Salernitana Club Emilia, perché ovviamente siamo proiettati alla gara con il Sassuolo. Alessandro, buonasera. Buonasera a tutti voi, grazie per l'invito. Alessandro, troveremo un Sassuolo con il dente avvelenato, ma per voi salernitani che partita sarà? Beh, per noi è sempre una partita speciale, in quanto mi vengo fuori Salerno, noi possiamo di più rispetto ai salernitani che vivono a Salerno, ovviamente. La Salernitana, c'è un Beppo a Salerno che dice puoi cogliere un salernitano da Salerno e non la salernitana a un salernitano, ed è così. Voi per fortuna siete con la nuova tecnologia, siete il nostro cordone ombelicale che vi viene ai capi alla nostra Salerno e Salernitana. Volevo fare un saluto in particolare a Rio Scapalucci, che ci siamo sentiti varie volte. Saluto anche io te con affetto. Grazie. E per quanto riguarda quest'anno, tra l'altro, abbiamo il pop del pop, perché abbiamo tre belli in casa, da solo, e amore. Insomma, per voi è tanta roba. Senti, anche che... perché tra l'altro noi come club sezione Modena, proprio in occasione della partita con Modena, abbiamo delle iniziative in campo da proporre e da fare. Io facendo parte del direttore del club, insomma, siamo in base di riunioni quasi quotidiane, perché quando vengono i salernitani qua, per noi è sempre una gioia. Vedere vecchi amici, vedere anche nuovi tifosi è sempre un piacere. Che partita ti aspetti dalla Salernitana, ovviamente? Ma io sono convinto che possiamo fare il risultato, per esempio, con Sassuolo. Ovviamente bisogna tenere solo sotto controllo l'Orenbe. Certo, certo. Anche perché, come dicevamo, sarà una squadra che con il dente avvelenato e ovviamente tutto giocando dipenderà in dai casa primi minuti. Certo, tutto dipenderà dai primi, dai primi minuti, ma giocando se la Salernitana casa... voglio dire supera quell'impasse iniziale che spesso ci ha penalizzato, cioè che entra subito con credo quello che vorrà dare con l'Antuono, diciamo, cioè aggredire l'avversario e non subirlo, nel senso combattere, di combattere, perché puoi stare, voglio dire, come anche atteggiamento nel, io come parlo atteggiamento, io parlo voglio atteggiamento. Dire non mantenere sette persone nella metà campo avversaria, ma nemmeno mettere il pullman davanti, però la missione secondo me deve essere quella di non perdere. Assolutamente. Cioè, tu, qui okay. c'è le emorragie in atto. Sì, ma se metti, la prima cosa da fare è stabilizzare il pullman. Se metti il pullman, se ti consegni all'avversario, lo prendi. Allora, sì, ultima su cosa, e poi saluto Alessandro. Ovviamente il Club Emilia sarà tutto al Mapei Stadium per seguire la partita. Alessandro, quello che ti chiedo è se avete in programma qualche iniziativa particolare. Lo Sassuolo no, ci stiamo preparando per motivi logistici e anche a livello tempistici, ecco. Però ovviamente il nostro supporto c'è sempre stato e ci sarà sempre per tutto il Nord Italia, non solo. Ci sono anche alcuni ragazzi che addirittura sembrano essere mai ricordo il mio padre, insomma, fanno dei tour forse straordinari, sono incomiabili, non c'è parole, purtroppo più cose la Salernitana, noi siamo calmati, la Salernitana per noi è tutto, poi ripeto, per noi che siamo fuori saremmo, la Salernitana si possono togliere tutto, ma non la Salernitana.
Alessandro Cerra, Salernitana Club Emilia. Grazie Alessandro, buonasera. Grazie a voi, alla prossima. Ciao. Grazie. A volte sottovalutiamo, o forse non diamo il giusto risalto a quanto legame, a quanta salernitanità, come dicevi tu, c'è nel cuore e nello spirito di chi appunto vive lontano. Certo, sì. Assolutamente. Ti fa effetto, insomma. Solo per questo, come dire, ci dovrebbe essere un attaccamento alla maglia, non per essere adesso retorici, da parte dei giocatori e di tutti quelli che rappresentano la Salernitana. Di spessore, di sostanza, insomma, che c'è allora, bisogno Enrico, di una prova di sostanza e di spessore. Stop alle telefonate, mi dicono dalla regia, Enrico, sarà anche l'occasione di qualche veterano a caccia del riscatto, no? Contro il Sassuolo, perché c'è qualcuno a cui Petrachi in queste settimane ha tirato le orecchie. Ah, io pensavo che ti volessi riferire a Ferrari come ex. No, ma deve essere una risposta di squadra. Innanzitutto di atteggiamento, come diceva Tommaso, di maggiore attenzione dal punto di vista tattico, però è anche occorre qualche giocata del singolo, qualcosa in più per uscire imbattuti dal Mapei contro un avversario che in questo momento, o almeno fino a prima della sosta, era in grande forma. Auguriamoci che la sosta abbia afflosciato il Sassuolo e magari ricaricato le batterie alla Salernità, che sarebbe importante per Colantuono, per l'ambiente, non arrivare poi alla successiva sfida casalinga, quella con la Carrarese, come una sorta di ultima spiaggia già, perché il rischio c'è scivolare sia pure in una classifica corta, sia pure con poca distanza. Se perdi, perdi. La classifica può essere corta quanto vuoi, ma se sei ultimo, sempre ultimo, se sei ultimo sei. Direttore Adelaide, intanto mi ribadiscono stop alle telefonate, ci dispiace, tanto ci vedremo martedì prossimo e daremo ampio spazio a tutti quelli che non sono riusciti a mettersi in contatto con noi. Adelaide, che cosa può dare in questo momento alla Salernitana? Può dare quello che ci ha fatto vedere Reggio Emilia. Tonicità al centrocampo, recupera i palloni, più libertà da Matucci, più aggressività. Hai detto niente, mezza squadra. Peppe, un Sassuolo agguerrito. Io in finale devo dire una cosa, ma non riguarda la Salernitana. Un Sassuolo agguerrito, ma lo diceva, adesso la classifica piange. E anche un punto sarebbe importante. Sì, io credo che il primo compito sia quello innanzitutto cercare di tenere la porta inviolata. La Salernitana subisce gol con troppa facilità, anche nel pronti via spesso la Salernitana concede un vantaggio incredibile all'avversario, e mi aspetto anche una collocazione un po' più lungimirante degli atleti. Chiudo appunto ricordando in particolare come Verdi sia stato, come dire, depauperato come patrimonio tecnico, come atleta, secondo me collocato dietro le due punte, come ipotizza Tommaso, è una cosa che io vorrei vedere. Vedrei di più le due punte, però vedrei le due punte, non i due esterni, perché se metti Verde, secondo me esterno, esterno. Come seconda Verde, punta, come seconda punta. Mezza punta, è chiaro che poi cambierebbe qualche cosa e perdi qualcosa. Secondo me ci vogliono le due punte, anche se, come dice Enrico, siamo ridotti ai minimi. Le devi individuare bene. Non però provare. Metti a Palifierro lì davanti e metti al Polacco, che è uno bravo nella profondità, cioè capace di intercettare, voglio dire, quelle che possono essere le giocate di Verde, che ha nel suo DNA. Ma assolutamente. Queste confidiamo giocate. Anche in nonna Bella. Palifierro potrebbe, come dire, fare una cosa utilissima, stare lì e tenere bloccato e dare spazio al Polacco. Quanto meno provare. Poi sai, un pallone di rimbalzo, un tiro storto, cosa può sempre succedere. Dobbiamo chiudere. Che cosa sì, dico dire? Solo che dopo di noi, lo dico, andremo dalla trasmissione Eccellenze Salernitana, che è la trasmissione video, diciamo, del nostro magazine che realizziamo. Benissimo. E chiudiamo con Cronache, che realizza l'ottimo Piero Pacifico, e si parlerà del progetto Pinocchio. E quindi adesso c'è questa, come dire,
interattività tra il magazine che diamo con Cronache e con Otto Channel che facciamo, diciamo, molto questo, bene, molto bene. Allora, non se cambiate cavata, canale, se l'è cavata, è andato ti sei dimenticato. Ci mancava. Vedi, io segno che cosa? Quello che ti non sei c'era dimenticato adesso c'è. L'argomento principale. Non possiamo, la Polverino, Orlando, no, non ti ha fatto di tutto per non farmi parlare del nuovo stadio. No, ma potrebbe esserci nelle prossime ore la delle clamorose novità che Peppe avrebbe dovuto in qualche modo anticipare o smentire, non si sa, e però la Polverino ci ha messo il veto. Ovviamente non sveliamo nulla perché martedì saremo martedì, di nuovo qui e chissà che non potremo parlare finalmente. Martedì saremo qui se Iannicelli dopo mi parte a cena. Va benissimo, sarà se no, lo lascio. Sui gamberoni la vedo un po' complicata. Però qualcosa rimediamo. Buonasera al direttore Tommaso D'Angelo, buonasera a Peppe Iannicelli e buonasera a Enrico Scavatici. Non mangio una mela, una pera. Anche io e Enrico Scavatici abbiamo gli stessi problemi. È vegano. Sono reduce da un riso in bianco, in bianco. Un pesciolino messo, no, questo non è stato una buona compagnia da tavola, però stiamo in piedi, teniamo botta. E allora, grazie soprattutto a voi che ci avete seguiti da casa, ai nostri tecnici in regia, ci vediamo ovviamente martedì prossimo, buonasera e forza Salernitana.